Un festoso e spumeggiante, ciao a tutte quante voi. Questo è un video di chiacchiere, solo di chiacchiere. Allora, con calma perché devo capire pure io come lo devo dire, perché io ve lo vorrei dire in modo diretto, però se ve lo dico in modo diretto non è neanche tanto bello. Parto dal principio, che credo che sia la cosa migliore. Io qualche mese fa ho cominciato a frequentare una profumeria dove non vado da un sacco di tempo, la prima dell'estate, perché quest'estate in centro non ci sono andata neanche per sbaglio. Ho cominciato a frequentare una profumeria che si chiama Imagines, presso la quale lavora Silvia. Io Silvia l'ho nominata in diversissimi video, come ho nominato in diversi video questa profumeria, questa Imagines. Silvia mi ha fatto una pubblicità selvaggia, ma proprio selvaggia, perché mi sono ritrovata a parlare con lei e ho detto, no, c'è un canale così. E Silvia da allora veramente mi ha fatto una pubblicità no selvaggia, cioè se io mi dovessi mai candidare per qualche cosa io assumerei lei e la mia vicina di casa, che tra l'altro è una che non scherza neanche, e mia madre che è combattiva, mia madre proprio con la bandiera, la mia inutile arte della divagazione. Allora, tra le varie persone con cui Silvia mi ha fatto pubblicità, tant'è che tra di voi io so che qualcuna è arrivata al mio canale e che persevera nel guardarmi perché mi ha consigliato Silvia, c'era Gabriella, spesso e volentieri, non ho capito come, quando, perché scrive su Rosalio. Rosalio è un blog palermitano, è abbastanza conosciuto tra i palermitani. Rosalio, che molti chiamano Rosalio. Comunque, Rosalio. Questo Rosalio è un blog aperto, insomma, anzi, no, credo che non possano scrivere tutti, però tutti quanti possiamo commentare. Io leggo Rosalio da diversi anni, vi devo dire la verità. Gabriella scrive un post su di me, scegliendo tra l'altro una fotografia che dire che fare schifo era veramente poco, e qua Gabriella ti ringrazio pubblicamente perché è un fermo immagine di un mio video dove è veramente, cioè, imbarazzante, è proprio una cosa atroce quella fotografia, ma va bene così. No, neanche, forse c'era il fermo di un video, non me lo ricordo ragazzi, comunque è una cosa bruttissima. Sotto quel post io ho ricevuto un bel po' di critiche, anzi no, una bella valanga di critiche, alcuni sono stati pure un pochettino tipatichetti, non me ne è fregato niente, perfetti, gente perfettamente estranea che scriveva cose così, dette così, anche perché non, vabbè, comunque è andata pure quella. Dopo questa pubblicazione io ho ricevuto un, due, tre, quattro richieste di amicizia. Una di queste richieste di amicizia era di un certo Nicola. Nicola, che è talmente tanto brava persona, è proprio. Nicola è uno di quelli bravi ragazzi, non lo so spiegare. È proprio di quelli proprio bravi, punto. Cioè bravo, punto. Bravo, buono, gentilissimo, educativo. Nicola avanza soldi, tutto questo. Nicola mi ha inviato la richiesta di amicizia accompagnando da un messaggio. Dicendo, ti contatto perché ho visto i tuoi video, ti ho conosciuto tramite Rosalio, ti volevo chiedere se un giorno potremmo collaborare. Ah sì, va bene. Io prima dico sì e ringrazio, prendo l'informazione e la butto nel cestino. Nicola, dopo un poco di tempo, mi ricontatta, a metà estate più o meno, e riparte all'attacco. E mi fa una serie di proposte, una serie, mi fa una proposta. Dopo un pochettino di tira e molla di messaggi privati e Facebook, prendiamo appuntamento e mi fa questa fatidica proposta. Io ci ho pensato un attimino, già ne avevo parlato con mio marito, perché già lui tramite mail mi aveva spiegato un pochettino di che cosa si trattava, e ovviamente era il minimo incontrarci di persona. Quindi ci incontriamo, ne parliamo un pochettino e io accetto. La proposta di Nicola era di condurre, niente proprio di meno che Fermi Tutti, uno show settimanale su una web TV. Le cose sono due. O sono così disperati da non aver trovato nessun altro, il che è molto probabile, è altamente probabile. O io non riesco a trovare quel confine che c'è tra la visione che io ho di me stessa, e non è proprio altissima, e quindi il mio sottovalutarmi e il loro sopravvalutarmi, o la loro ambizione allo stesso tempo. Fatto sta che lo scopriremo solo vivendo, come dice il saggio. Conduco, a me fa impazzire questa cosa. Conduco una trasmissione su una web TV. Era questa una novità bella di cui ho parlato ad alcune persone tempo fa.
Diciamo che lo sanno veramente in pochi, lo sa soltanto la mia famiglia, non lo sapeva nessun altro, è guardiano. Non l'ho detto a nessuno proprio, non per scaramanzia, perché diciamo, non avendo io velleità artistiche, non avendo io di queste ambizioni, non è che avessi tutta questa grande scaramanzia. Non l'ho preso neanche sotto gamba, perché è una cosa veramente simpaticissima. È proprio una figata pazzesca, non potete capire. No, voi non potete capire, è bruttissimo da dire. È proprio, c'è figo, è proprio bello, è una sensazione stranissima, mi fa uno strano che voi non avete idea. Io vi dico di questo, cioè vi sto parlando di questa iniziativa, ovviamente nel box info trovate tutti quanti i link, ovviamente chi è iscritto nella mia pagina Facebook vedrà i link al momento giusto, in modo tale che ci dovete solo cliccare sopra per poter accedere, perché la trasmissione va in diretta, dura 15 minuti. Io non ve lo dico soltanto per fare propaganda, sto facendo propaganda, io non vi ci ho mai preso, sto facendo propaganda e vi sto dicendo, sappiate che c'è questa cosa, perché non ne sa parlare nessuno, non ne sa niente nessuno. Non lo faccio per lodarmi, perché veramente lo lascio fare a tante altre. Vuole essere da parte mia una possibilità che io voglio dare anche a voi. Diciamo che mi viene più semplice con le palermitane, ve lo dico molto 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 sinceramente. Io ho la possibilità, questi 15 minuti, allora, se, no, ve lo dico in stampatello perché mi devo capire pure io stessa con me stessa. In questi 15 minuti non è che io parlo soltanto di trucco, di come lavarsi i capelli, di come potersi pettinare. Io vorrei parlare anche di moda, di design, design applicato alla moda, tutte queste cose qua. Ora, tante di voi hanno un blog. Tante di voi sono delle creative o hanno delle pagine su Facebook, io vi consiglio sempre di farvi un blog, non solo la pagina su Facebook, io personalmente. Tantissime di voi hanno veramente delle idee bellissime, delle idee geniali. Quindi, siccome io sono stata una che è stata bruciata nel periodo in cui io stavo sbocciando lavorativamente, io sono stata stroncata, io vi allungo la mano e vi dico, ragazze, sappiate che voi avete dei blog, voi avete delle pagine, voi siete delle creative o creativi o conoscete qualche creativo, benissimo, scrivetemi su YouTube, scrivetemi su Facebook, scrivetemi in privato perché così io, cioè per me è più settorializzata la cosa e soprattutto ho più carte a disposizione. Scrivetemi, fatevi conoscere perché io ho la possibilità di non solo pubblicizzare il mio canale per quello che si può pubblicizzare, perché poi lo sapete soltanto voi, quindi è tra di noi, voglio alla fine, non è che cambia moltissimo. Vi potete fare conoscere, c'è questa grande possibilità. Vi potete fare conoscere perché certe volte pubblicare la cosa sulla mia pagina, sul mio gruppo di Facebook, sì, vi fa conoscere, però è sempre molto limitato. Quindi ragazze palermitane, ragazze siciliane, perché va bene pure tutta la Sicilia, fatevi conoscere, scrivetemi, mandatevi le foto di qualche cosa che fate voi, mandatevi i vostri link, createvi blog, non so, le pagine Facebook non sono sufficienti. Quello che non. Io veramente certe volte sarà che io sono molto severa in certe cose. Avere una pagina Facebook non è sufficiente se parlate con me. Voi dovete crearvi il blog. Createmi un blog, non la pagina Facebook. La pagina Facebook è collaterale. È assolutamente collaterale. Io tempo fa ho sentito ieri da una persona, io Facebook ce l'ho, ma è gratis. Che cavolo di discorso è gratis? È una cosa che io faccio gratis. Sì, vabbè, io pure i video faccio gratis. Quindi createvi il blog, mandatemi i vostri link, mandatemi la descrizione dei vostri prodotti, dei vostri accessori, dei vostri articoli, mandatemi quello che potete. Scrivetemi su Facebook, scrivetemi su YouTube, non mandate niente alla casella personale perché la apro talmente tanto raramente perché è appoggiata soltanto a Facebook, quindi non l'apro mai. Avete questi due canali. Se dovete mandarmi qualcosa di più grosso, poi ne parliamo tra di noi in privato e vi do gli altri miei indirizzi privati, quindi possiamo fare noi tranquillamente così. Quindi fatevi conoscere perché può essere veramente un'ottima opportunità. Perché una web TV, voglio dire, è a livello regionale, ma è a livello regionale perché
Io vi dico a livello regionale, ma non è che c'è una limitazione di indirizzo IP per cui tipo a Reggio Calabria, a Villa San Giovanni non si può vedere, ecco, questo vi voglio dire, anche perché lo sto dicendo a voi che non siete solo siciliane, quindi avete, io vi vorrei girare questa quest'opportunità, delle ragazze che cuciono, delle ragazze che creano, ragazze in carne, che avete dei blog. Scrivetemi anche dei blog di outfit, scrivetemi, io veramente vi voglio girare questa carta perché voglio dire, io alla soglia dei 30 anni, veramente, ora per me si è aperto l'angolo del cazzeggio, però io mi rendo conto che è sempre più difficile e me ne rendo conto perché io sono lo stesso vostro calderone, non vi creiate, cioè, io sono nella stessa barca in cui siete voi, quindi vi sto girando la carta, se vi volete fare conoscere scrivetemi, poi vediamo come ci possiamo organizzare. Detto questo, vi rimando a lunedì pomeriggio, la trasmissione è alle 14, vi lascio tutti i link qui sotto nel box info. Oddio, mi sono omologata, ho detto qui sotto. No, mi sono omologata. Questa è una ferita al cuore, questa è una ferita al cuore. Spero che vi facciate sentire, spero che vi facciate vivere. Spero che chi non ha un blog vi faccia piacere lo stesso, spero che mi seguiate. La gran figata è che c'è un numero di cellulare a cui potete scrivere, potete mandare messaggi. Io ho un cellulare normale, noi abbiamo veramente mezzi tecnologici spaventosi, l'invidia alla NASA. È un cellulare normalissimo, se avete i messaggini gratis li potete mandare, ecco, cioè non è un cellulare di quelli a pagamento che voi mandate un messaggio vi sparano un euro, un cellulare normale. Quindi durante questi 15 minuti di diretta potete tranquillamente mandare un messaggio e si può interagire. I video che io farò per questa web TV non li riporterò nel mio canale, ovviamente, perché non ha senso, però li approfondirò poi nel mio canale. Se c'è qualche cosa che non è chiaro, qualche cosa che io stessa mi rendo conto di aver toppato, o qualche cosa che io poi posso fare materialmente, perché lì posso soltanto parlare, che io posso fare materialmente, poi lo rifarò sul mio canale. Per informazioni, suggerimenti, scrivetemi. Per chi mi vuole male, perché io lo so che c'è gente che mi conosce personalmente, che mi vuole molto male, che guarda i miei video, venimi a seguire pure là. Vieni, vieni, mentre sei in diretta, vieni, vieni a guardare pure là. Va bene, ragazzi, allora, detto questo, spero che vi faccia piacere, a me fa molto piacere. Ragazzi, è una figata, è vero, vero. Spero che vi faccia piacere. Fatevi sentire, va bene? Ciao, e che le stelle siano con voi. Io spero che questa pantomima della ragazza che non si è montata la testa, che la palla la gira a voi, ci abbiano creduto. Perché io ora sono diventata una vera superstar, perché finché io c'ero da sola, che parlavo da sola come una cretina e facevo la superstar, ora io ho una trasmissione, cioè ho un mio show e io faccio Annalisa Superstar nel mio show. Perché quella scrive il libro e niente, quella scrive il libro, quell'altra scrive il libro, quell'altra si fa la collezione con i gatti. Io ho il mio show, io ho il mio show, quella c'è la partnership, io ho il mio show, perché io sono una superstar. Cioè, se mi facevo vedere così, eh sì, mettete la testa, io la testa non me la sono montata, non me la monterò mai la testa. Non me la monterò mai. Io sono una ragazza semplice. Però io ho il mio show.